paese di qui là vivevano il mago Cabalone e il suo aiutante, il gallo Coccante. Coccante, ancora esperimenti! Ah, quando lo capirai che un gallo non è un'aquila, non può volare! Cabalone, ecco, io volevo... Volevi, sei un fannullone, Coccante, e io ormai sto perdendo la pazienza. Ancora uno sbaglio, uno solo, e... col tuo chicchirichì mi hai fatto rovesciare l'agrifoglium! Le gocce devono mescolarsi al latte di zanzara proprio mentre il primo raggio del sole... Vedi? Il raggio si è spostato, tutto rovinato, eh? Che perdita di tempo! Pulisci! Ne hai di cose da fare se vuoi che ti perdoni! Attento! Non versare il mio sciroppo! Il mio prezioso sciroppo! Ah, rieccomi in piena forza! Eccolo là, cerca ancora di diventare un'aquila! Oh no! Cosa fai, gallo grullo, pollo senza gloria? Io voglio un vero assistente, non un fannullone dalle penne finte! Me lo farò io, un vero assistente. Mi farò un assistente perfetto. E lo chiamerò Arcipossum. Proprio quello di cui avevo bisogno. Ora dobbiamo aspettare che la pozione sia pronta. Coccante, stai dormendo? Dormi pure. Presto non avrai più molto da fare. Qui presto ci sarà Arcipossum. Così bella pozione sprecata! Ce n'è ancora un po'. Via, in cantina! Intanto la pozione magica cominciò a scivolare lungo la parete della torre. Correva in piccole cascate, attraversava erbe, cespugli e roccia, raccogliendone i colori, finché... Che bel colore hai! Anche tu! Beh, sono nato vicino a una roccia. Io? Tra le foglie? È da lì che abbiamo preso i nostri colori. Come ti chiami? Non lo so. Nemmeno io. Ma come hai fatto a cambiare colore? Non so, mi succede quando penso. Stavo proprio pensando a come potremmo chiamarci. A te che nome piace? Pisco. E a te? Dimmelo tu.
Mi sembri più bravo di me a pensare ai nomi. Vediamo. Liva. Ti piace? Liva. Sì, mi piace. Ascolta, sento qualcosa. Cosa? Non sento niente io. Laggiù, tra i cespugli. Anche tu cambi colore. Lo fai quando senti. Guarda, è uno come noi. Ma cosa siamo noi? Magotti. Cosa? Magotti. Noi siamo i magotti. Vieni. Ciao. Non aver paura. Come ti chiami? Io sono Pisco. Lei è Liva. E tu sei... Detta. Detta? È un bel nome. Grazie. Cos'è? Cosa? Quello. Scusa, cos'è stato? Chi è stato? Sono Bamba! Un altro magotto! Davvero? Sono nato tra le viole e faccio salti e capriali! Mi fai girare la testa! E quando salto divento rosa! Volete saltare anche voi e correre, rincorrerci? Bamba! Si può correre piano? Oh. Vuoi fare la ruota? Si fa così! Aspetta! No! Era divertente! Visto? Ora tu! Io non so se... Ti avevo detto 4 gocce e non 5! La magia è come una scienza, ma più precisa! Intanto in cantina era nato qualcuno e quel qualcuno pensava i primi pensieri e quei pensieri erano neri. Meravigliosa, ma chi è? Mi fa male proprio qui. Anche a me. Babà, ma sento odore di stranieri. Allora va a vedere di chi si tratta e lasciami in pace. Ho tanto lavoro da fare. Forse dovremmo presentarci. Vado io. Io sono Bambar, il saltatore! E io e te, l'amico del buon umore. Io sono Zullo, il fiutatore. Ho 3 amici nascosti dietro quell'albero. E cosa vuoi? Vorrei che questa specie di fastidio smettesse. Ehi, non è niente, avete solo bisogno di mangiare qualcosa. Ciao, io sono Noga. Cos'è mangiare? Quello che non farete qui, andatevene. Scusatelo, lui è Babamas. Ecco un po' di mirtilli. Uno a te, uno a te. E uno anche a te. Che bontà! Quella specie di malinconia nella pancia se n'è andata. Mi sento meglio. Molto, molto meglio. C'è. Basta! Smettete di mangiare i nostri mirtilli. Noi siamo arrivati qui prima di voi. I mirtilli sono nostri. Non ce n'è abbastanza per tutti. Babamas! No, non ce n'è per tutti. Qui noi costruiremo le nostre case. E se poi i mirtilli finiscono, cosa mangeremo? E come faremo noi senza mangiare? Posso portarmi a cercare altri mirtilli verso il fiume? Venite! Quanta acqua! Che buon odore! Mirtilli? No, diverso, ma è buonissimissimo! Viene da laggiù! Ma come facciamo ad andare dall'altra parte? E quello chi è? Salve! Volete un po' di pappa gialla? Chi sei? Io sono Sol! Non hai paura che l'acqua ti porti via? Paura? Perché? Io sono nato nell'acqua! Allora, volete assaggiare? Che bontà! Squisito questo... questa...
Questa bontà si chiama zucca. Di là c'è un campo pieno di zucche. Come facciamo ad attraversare? Di qua è facile. Hop, 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 là. Ciao, a presto. Intanto nel castello la creatura che era nata dal buio, chiamiamola Nero Senza Nome, uscì. La luce mi brucia, aspetterò le tenebre. Ti ordino di slegarmi! Tu non ordini proprio niente! Adesso qui comando io. Ma chi sei? Sono il nuovo padrone di questo posto, il re di questa torre. E tu dovrai fare tutto quello che voglio io. Se solo potessi bere il mio sciroppo, io ti... Cosa? Cosa, mago senza magia? Niente sciroppo magico, niente poteri! Ma siete diventati matti voi tre? Andare al campo delle zucche. Ma quelli! Perché no, babà? Ma... Perché noi abitiamo su questa sponda. Siamo diversi da loro. E loro sono diversi da noi. Ma di là noi siamo stranieri. Io mangio mirtilli, non zucca. E se poi quelli venissero a prendere i nostri mirtilli, e occupare le nostre case? Chi è di qua, stia di qua. Chi è di là, stia di là. Di là noi siamo stragnotti. Io mangio mirtucca, non tutti. E abito da questa parte del mio naso. La ciucchilla ti farà venire delle comiche tremende. Ridete, ridete. Babamas, io vado di là perché voglio assaggiare le zucche e divertirmi insieme a loro. E stasera tornerò, perché una casa serve per tornarci, non solo per starci dentro. Tu fa quello che ti pare. Ciao. Sicuro, io me ne resto qui. Sopporto tutti quei colori, tutta quell'allegria. Ma perché non posso uscire anch'io alla luce? Tu, insegnami l'incantesimo contro la luce. Mai e poi mai. E allora non mangerai. La fame ti farà cambiare idea. Ah, se ci fosse l'arcipossum. Ecco qua. Torte di mirtilli e di zucca. Le ho rubate a quegli sciocchi allegroni. Allora, la formula. Non posso. Buona questa torta di mirtilli. Specialmente per uno che non mangia da due giorni. Da tre giorni. Deliziosa. Ancora pochi ingredienti e potrai riempirti la pancia. Su, parla! Oh, experimentum. Experimentum. E poi? Chimi. Chimi? Chimi? No, ancora una parolina. Chimicorum. Ecco tutto. Eccellente. E poi? Ci vuole l'agrifolium, ma è fuori sulla terrazza. Sulla terrazza? Io non posso andarci là fuori. Se mi liberi, te lo vado a prendere io. No, no. Ci vado io. Ah!
Oh, cosa ho fatto, povero me? No, no e no! Costruire un ponte! Chi ha avuto questa bella idea? Deta, naturalmente. Sai, quando il fiume si ingrossa non riusciamo ad andare di là. E loro non possono venire di qua. A rubare le nostre torte! Rubare le nostre torte? Guarda cosa ci hanno regalato stamattina. Ma ecco, insomma, se proprio dobbiamo costruirlo, questo ponte, posso insegnarvi io come si fa. Dormono dalla più bella coi nanerottoli colorati, stanchi ma felici, ma non sanno quello che li aspetta. E adesso la mia prima magia. Cosa è successo? Chi ha distrutto il nostro ponte? Se mi fate scendere, ve lo dico io! Ma chi è? Presto, presto! Non sono te! E così Coccante raccontò del mago e di Nero senza nomi. Dunque, era quel mostro a rubare le nostre torte. Lo faceva apposta per farci litigare. E tiene prigioniero il povero mago. E pensare che siamo nati tutti dalla sua pozione. Dobbiamo liberarlo. Io un piano ce l'avrei. Per salvare il mago? Sì, grazie ai vostri poteri. I nostri poteri? Se io non posso stare alla luce del sole, allora voglio che nessun altro la possa fare. Dove credono di andare? Così contenti, così colorati. La di da di da di da. Ma le cose non saranno più così colorate per molto tempo, vero? No, 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 no. Perché non ci sarà più luce. No, il buio no. No, sì. Il buio, l'oscurità, non qualsiasi, ma l'oscurità assoluta. Quello che si nasconde sotto i letti, nelle caverne piene di pipistrelli. L'oscurità di senza nome. Ingozzati pure di torta. Intanto nel pentolone sta cuocendo la pozione che farà vivere il mondo per sempre nell'oscurità. Dove saranno adesso? Non li vedo. Presto! Presto!
Forza! Io non ce la faccio! Oh, è facile! Devi farcela! Tutti dovete farcela, lo sapete! Dobbiamo esserci tutti lassù! Guardate, Coccante vola! Volanza, direi! Or dunque, fatemi vedere un po'! Non abbiamo più tempo per fare piani! Presto, formate un cerchio! Così, unendo i vostri colori, potete sconfiggerlo! Forza, Magotti! Che cosa sta succedendo? Continuate! La magia sta funzionando! La luce no! Devo prendere la pozione subito! No, non farlo! Non farlo! Coccante, corri a metterti in mezzo al cerchio! Non mollate, amici! Coraggio! Restate uniti! Potete farcela! C'era un magotto con la pelle luminosa e un sorriso dolce. Sai, non credere di poter dare tu gli ordini solo perché ora voli. La mia piccola aquila! Perché piangi? Perché il sole è così bello. Sai una cosa? Ora ho un nuovo assistente. Oh, no! Come ti vuoi chiamare? Arcipo. Sì, Arcipo. E sarai mio aiutante. Vuoi dire al mio posto? Oh, no! Lui non sa volare. Cucinerò torte per tutti quanti. Sì, però... non avrai i miei mirtilli, ecco! Amici, in questo film avete visto me, naturalmente, il mago Cavalone, Pisco, Liva, Tete, Babamas, Noga, Vanvar, Show, Zullo, Deta e Senza Nome! Sempre insieme aiuta la